Gagliarducci, dopo questa finale conquistata anche con le unghie e con i denti, dopo una buona partita d'andata, il ritorno avete sofferto forse un po' più del previsto, però ce l'avete fatta. Vabbè, il calcio rispetto alla partita d'andata, oggi la partita è stata un po' più dura, però a livello di occasioni ne abbiamo avute di più noi, però loro hanno, cioè, un tiro e mezzo con rigore e un gol, quindi il calcio a volte ti regala pure imprevisti. Diciamo che la partita di andata è stata molto più tosta per quello che mi riguarda. Oggi eravamo stati un po' più sfortunati se non passavamo. Però per fortuna è andata bene, dai. Ovviamente adesso finale contro la Vissar Terna, che ha fatto veramente l'impresa. Già la partita d'andata mi sembra che meritava la vittoria. Oggi sicuramente le cose sono andate meglio per l'Altena. Io ho sempre detto che per me è una squadra molto forte, perché io l'ho incontrata in campionato, ho vinto, però non mi era dispiaciuta per niente, avevamo fatto molta fatica, in effetti non è che mi stupisce molto questa cosa. Tra 7 giorni una possibile coppa e potrebbe comunque mandare già dare quei punti avanti per poi l'approdo in Serie D, quello che tutta la squadra. Sicuramente la coppa è una via, una scorciatoia, però dopo la coppa bisogna fare altre partite. Noi ci puntiamo a livello, diciamo, di blasone più che altro, e poi vedremo che succederà dopo, anche se poi incontriamo questa squadra che giustamente vuole dire la sua. Sarà una